Dopo aver superato lo Spezza nel turno preliminare di playoff, il Benevento va di corsa verso la semifinale. La prima sfida è fissata per sabato sera contro il Perugia di Bucchi, squadra che fa il suo esordio negli spareggi promozione. Un vantaggio in più per il Grifo, che ha avuto tempo di recuperare dall'ultima fatica di campionato contro la Salernitana. Baroni osserverà bene la squadra da qui a sabato, c'è da capire se ci sarà bisogno di qualche avvicendamento per far rifiatare qualcuno in vista della sfida di ritorno del 30 maggio. Non dovrebbe destare preoccupazioni la distorsione rimediata da Ciciretti sul finire della sfida contro i Liguri. Avvicendamenti ce ne potrebbero essere lì dove c'è abbondanza. Potrebbe riposare Gianfi, che ha giocato in successione contro Pisa e Spezia, per fare posto a Venuti, così come potrebbe cambiare qualche interprete in mezzo. Davanti non si scappa. Ceravolo è sicuro del suo posto, così come Puscas che sta ripagando la fiducia di Baroni a suon di gol e sacrificio. Il rumeno va a segno da tre sfide di fila, ha dimostrato una condizione crescente e una voglia di lottare invidiabile, adattandosi a tutte le esigenze. Gara importante, oltre che per il risultato, ma questo è scontato, anche per i cartellini. Basta un giallo per andare in diffida, due per essere squalificati. Baroni terrà conto anche di questo. Per la gara tra Benevento e Perugia è stato designato Federico Lapenna di Roma 1. Un quinto anno già incrociato tre volte in questa stagione e per tre volte sono arrivati dei successi: l'ultimo contro il Frosinone. Scelti come assistenti Rocca e Cagliari, il quarto uomo è Soricaro. La coppia di addizionale è composta da Nasca, presente anche contro lo Spezia, e Serra. E anche per questa sfida è stata aumentata la capienza del Vigorito per un totale di 1.287 posti in più. Si prevede un altro bel colpo d'occhio.